Ben ritrovati, oggi ci occupiamo di sviluppo, in particolare di infrastrutture, soprattutto per capire come il Mezzogiorno deve recuperare i ritardi rispetto al resto del paese. Ne parliamo con il presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete. Ben ritrovato e grazie, presidente. Salve, salve, buongiorno direttore. Grazie. Allora, lei qualche giorno fa in un convegno pubblico a Roma ha detto chiaramente che le infrastrutture, in particolare l'alta velocità, hanno cambiato la vita delle persone. Ecco, perché, Presidente, ce lo spieghi? Beh, guardi, io credo che intanto, purtroppo, dico purtroppo perché bisogna fare molto di più, perché bisogna partire da un dato. Ecco, partiamo da questo dato che è significativo. L'Italia è fanalino di coda come investimenti infrastrutturali, perché noi spendiamo solo lo 0,5% del PIL. I paesi con i quali normalmente competiamo, e quindi la Gran Bretagna spende lo 0,9%, la Francia lo 0,9%, la Germania lo 0,8%. Quindi, come vede, abbiamo già un deficit di partenza. Poi vediamo i motivi. L'unica reale infrastruttura fatta in questo paese importante nell'ultimo quarto di secolo, direi, è stata l'alta velocità. L'alta velocità ha cambiato il modo di vivere del paese, perché ha unito città che possono considerarsi città vicinissime al punto di essere considerate una stessa città. Perché quando da Torino a Milano ci vuole un'ora, da Milano a Bologna ci vuole un'ora, da Firenze a Bologna addirittura 30 minuti e da Napoli a Roma ci vuole un'ora, significa che quella città equivale a prendere la metropolitana a Roma per andare da un quartiere a un altro. Quindi questo ha dato sì che c'è una mobilità molto più frequente tra tutti questi centri urbani. Ultimamente forse la rete è eccessivamente sovraccarica, per cui spesso si avvertono dei ritardi e bisogna oggettivamente riparare questo problema, perché mettere mano a questo problema, perché è un problema che poi l'utenza ha dei danni e quindi bisogna evitarli. Ovviamente questo è anche perché la frequenza dei treni ormai è diventata elevatissima. Oggettivamente, quando si dice metropolitana d'Italia, bisogna dare atto che così è, perché soprattutto tra città grandi come per esempio Roma e Milano, lei trova un treno praticamente ogni 20 minuti, quindi non c'è più l'idea, dice, devo prenotare il treno a quell'ora. Arriva in stazione e se trova posto sale sul treno e si reca nell'altra città. Che cosa vuol dire questo? Che bisogna andare ancora di più, fare di più sul territorio nazionale, perché al momento l'alta velocità è da Torino a Salerno. C'è un prosieguo verso Venezia, c'è un primo tratto realizzato fino a Brescia, ma sicuramente significativa ed è l'opera forse più importante da realizzare, è il prosieguo dell'alta velocità fino a Reggio Calabria. Io vorrei ricordare che oggi non avendo l'alta velocità fino a Reggio Calabria, a partire da Salerno, c'è la possibilità di percorrere il tratto Reggio Calabria-Milano in 8 ore e 40. Quando sarà fatta l'alta velocità saremo sulle circa 7 ore, che devo dire è oggettivamente per un paese lungo come l'Italia è un gran risultato. Bisogna pensare però alla linea adriatica, perché non è possibile avere un'Italia. Era ovvio che la prima tratta fosse quella tirrenica, perché intercetta tutte le città più grandi, però non si può ovviamente dimenticare né l'Adriatico e né una delle debolezze storiche del nostro paese, che è la linea est-ovest. È sempre stato un problema, e però anche qui la Napoli-Bari è in corso di costruzione. Questo per dire che sul ferro c'è da fare, ma si è già tracciata la strada, perché l'alta velocità veramente ha cambiato la vita degli italiani. Certo, ecco Presidente, chiaramente lei ha accennato ai ritardi che il Sud deve scontare sul fronte delle infrastrutture. C'erano molte aspettative rispetto all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché secondo lei finora queste speranze sostanzialmente non si sono concretizzate?
Guardi, il problema del PNRR è più complessivo, nel senso che allora, per quello che riguarda il Sud, sono destinate al Sud il 40% delle risorse, quindi stiamo parlando di 80 miliardi circa. Una quota di questi 80 miliardi sono destinate esattamente a quello che dicevo poc'anzi, all'alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria, che credo sarà un'opera che sarà fatta perché oggettivamente RFI aveva già i progetti nel cassetto e quindi è stato anche semplice poterla presentare. Ci sono ovviamente sempre ritardi legati perché quando devi fare un'infrastruttura di questo tipo sui territori trovi sempre quello a cui gli va bene, quello a cui gli va male, tocchi, insomma, tocchi gli interessi delle comunità e a volte questo ritarda i percorsi, però insomma, quando si decide bisogna andare avanti, punto. Per altre opere c'è tutta una serie di opere sia viarie che stradali che riguardano la Sicilia, ma anche la parte Calabria, penso alla Ionica e penso anche alla Napoli-Bari come tratta ferroviaria. Quindi ci sono cantieri da attivare e credo che hanno sicuramente dei risultati. Ho una preoccupazione sui tempi, perché il tempo del PNRR è il 2026 come scadenza e qui credo che siamo complessivamente in ritardo un po' su tutto il territorio italiano. Certo, intanto Presidente, parliamo delle nuove sfide che ha di fronte invece la nostra regione, in particolare per quanto riguarda il turismo. C'è all'orizzonte l'aeroporto di Salerno. Che cosa potrà cambiare secondo lei per il futuro? Beh, guardi, allora io facciamo un passo indietro. Noi abbiamo la Regione Campania che ha un solo aeroporto, che è un city airport, perché come sa è ubicato nella città di Napoli, ed è una regione di 6 milioni di abitanti. Nel paragonarla ad altre regioni, escluderei il Lazio, perché ovviamente c'è l'aeroporto di Roma, che è il primo aeroporto d'Italia, e tra i più d'Europa, escludendo la Lombardia, che ha tre aeroporti assolutamente funzionanti, e poi è la regione con la maggiore popolazione in Italia, oltre 10 milioni di abitanti. La Lombardia praticamente è una nazione, equivale all'Austria come popolazione, e lì ci sono tre aeroporti. Però poi avevamo una situazione anomala perché il Veneto, la Puglia, che sono regioni che hanno meno abitanti della Campania, il Veneto ha tre aeroporti operativi, la Puglia ne ha 2/3, per non dire poi anche di altre regioni che comunque hanno la stessa Toscana, ha due aeroporti, Firenze e Pisa. Allora era evidente che l'aeroporto di Capodichino non potesse essere l'unica infrastruttura aeroportuale del nostro territorio e quindi Salerno è il naturale sbocco per incrementare il traffico, visto che Capodichino quest'anno raggiunge di fatti il limite a cui poteva aspirare, che è di 12 milioni di passeggeri. Tutto il traffico futuro dell'area Campania e nord Basilicata, o meglio ovest Basilicata e nord Calabria, potranno trovare giovamento dall'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano, ma meglio Salerno Costa d'Amalfi, perché sarà, come spesso si dice in ambito GESAC, due piste e un aeroporto. Saranno due piste distanti 80 km l'una dall'altra, collegate dall'autostrada e collegate anche dalla ferrovia in tempi spero brevi, perché la linea ferroviaria costeggia il sedime dell'aeroporto di Salerno e quindi lo sviluppo che noi ci aspettiamo è importante. Importante nei termini di immaginare nell'arco di alcuni anni di arrivare a 3-4 milioni di passeggeri. E Ecco perché, l'inaugurazione, l'inizio sarà l'anno 21. certo. Ecco Presidente, per chiudere questa nostra intervista, guardando alle prospettive del mondo delle imprese, come giudica le scelte di questo governo, a cominciare dalla ZES unica che sta suscitando particolari preoccupazioni non solo tra gli amministratori, ma anche nel mondo imprenditoriale? Qual è la sua posizione? Allora, l'altra mattina, esattamente l'altro ieri, proprio in occasione del convegno a cui lei faceva riferimento, ho avuto il piacere di incontrare il ministro Fitto e abbiamo discusso all'atere del convegno di questa vicenda della ZES unica.
Ovviamente quello che conteranno saranno i fatti, perché il governo ritiene da una parte che l'allargamento fosse necessario, ma questo insomma era un problema che avevamo anche vagliato sui territori, perché verificato sui territori, perché tenga presente che avevamo situazioni in cui uno stesso comune con due aree produttive, una capitava in area ZES e l'altra era fuori dall'area ZES. Quindi questo sotto l'aspetto di far sì che tutta l'area del Mezzogiorno sia area ZES, mi trovo d'accordo. C'è qualche preoccupazione sotto l'aspetto della centralizzazione del governo dell'area ZES. Noi avevamo in Campania, si era partiti prima degli altri, un commissario che gestiva l'area ZES, e i risultati si sono avuti da subito, non tanto per le agevolazioni importanti di natura fiscale, ma soprattutto anche per le agevolazioni dovute alla semplificazione burocratica. Insomma, si era riuscita ad avere autorizzazioni in poche settimane, cosa impensabile in altri momenti. Quindi, se il modello di avere autorizzazioni in poche settimane permane, avrà avuto ragione il governo. Se, come si può temere, che ci siano, si ripetano delle lungaggini, vorrà dire che questa concentrazione su Roma del governo della ZES non avrà pagato. Questo lo verificheranno i fatti. Bene, staremo sicuramente a vedere. Grazie intanto Presidente Prete per questa intervista e buon lavoro. Grazie a lei e presto rivederla. Grazie, grazie mille. Allora, abbiamo ascoltato la testimonianza del Presidente nazionale di Unioncamere e a questo punto si chiude qui la nostra rubrica per oggi. Grazie regia ad Aldo Fenizia, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.